L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha tagliato le stime di crescita degli scambi del 2013 e lancia l'allarme protezionismo. Il commercio globale è atteso crescere del 3,3% quest'anno, mentre stime precedenti indicavano un aumento del 4,5%. L'anno scorso gli scambi sono cresciuti del 2%, il secondo dato peggiore di sempre. I numeri finali del commercio nel 2012 fanno, per così dire, riflettere, ha detto il direttore generale del WTO, Pascal Lamy. Le economie sviluppate, che valgono la metà del prodotto mondiale, hanno aumentato le esportazioni dell'1% soltanto l'anno scorso. L'anno prossimo la crescita dovrebbe tornare su livelli attorno al 5%, ma il commercio potrebbe essere ostacolato da un ritorno al protezionismo, che i governi individuano come soluzione per combattere disoccupazione e recessione. Preoccupa anche l'andamento dell'economia europea.